Benvenuti in questo nuovo video, questo gioco si chiama Snake Arena 3D. Un giochino da vestire un serpentino, stile Slitherio, però con grafica super mega carina. Dopodiché, altro gioco per telefono dedicato a Fere. Le piacerà un sacco. Sono sicura che quel gioco piace un sacco. Io l'ho sempre voluto provare. Secondo me è incredibile. Quindi oggi è un due giochi in uno. Perché se ricordo altri giochi in uno, oggi è un due giochi in uno. Però molto carini entrambi. Premessa però, praticamente stiamo registrando mentre aspettiamo che la season di Fortnite vada up. Quindi ieri abbiamo finito tipo alle 11 la live. Stamattina alle 8 eravamo già lì pronti, che scaricavamo cose, io che facevo una live di reaction ai video, tutto quanto, siamo morti. Esatto, siamo dei cadaveri viventi. Sì, 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 non so se riuscirò a commentare oggi. Ho anche mal di pancia, ragazzi. Anche mal di pancia, quindi... Perché mi prende così quando sono un po' scombussolata, quindi sarà... non sono al top della forma. Le premesse io comunque sono lo dico. Ottime. Esatto. Sarà un ottimo video. Benvenuti in questo nuovo video. Quindi, allora, partiamo? Vai. Ok, dovrebbe iniziare molto semplice. Ho pagato 3 euro per avere pubblicità. Guarda, meno male, 3 guarda, euro spesi meglio della mia vita. Ma neanche 10. Quando vi chiedete, ma chi è che spende 3 euro? Noi. Io, pur di avere pubblicità. Allora, praticamente, vedi, dobbiamo mangiare. Ok, noi mangiamo la frutta e diventiamo sempre più grandi. Swipe and hold to speed. Ah, quindi se io faccio... Tu hai capito? Swipe. Scusami, okay, swipe. Hai mangiato uno. Sì, no, ma swipe and hold. Va bene. Non va più veloce. Non lo so, evidentemente abbiamo capito male, Steph. Molto bene. Tu comunque continua, stiamo andando bene. Sì, ho capito, ma dobbiamo imparare le meccaniche. Allora, bro. Ah, perché qua vedi, dovresti fare lo sprint. Quindi c'è sicuramente il modo di fare lo sprint, aiuto. Mi sono spaventato molto. Ma è bellissimo, molto. Ci sono serpentini di tutti i tipi. Te l'ho detto, è molto carino. È molto molto carino. Guarda che è morto anche quello, me lo mangio io. Miam. Ok, siamo al 60%. Credo che i player non siano veri player. Anche secondo me. Quindi non dovrebbe essere troppo difficile, ma vorrei imparare tutti i tasti perché sicuramente più andiamo avanti più i livelli saranno complessi. E vedi, anche certo, lì mi sarebbe servita la speed per farlo fuori. Ok. Ma hai fatto uno scattino in avanti per caso? Dici? Non per lo caso so, non mi è sembrato. Dato. Allora, tagliamo la strada a questo. Inventando. Amico mio. Però sono intelligenti comunque. Sì. È morto, eh. Questo è da mangiare. Questo è tutto nostro. 91, vinto. Vinto okay. Il livello. Ok. Carino. Mi è piaciuto. Sì, sì. Cosa c'è? Se penso a te che capavo. Vabbè, che ti devo dire? Ringrazio che ti sto facendo compagnia anziché starmene a dormire. Che vuoi? Grazie. Allora, ma andiamo. È carino davvero, è carino davvero. Di solito questi giochi per telefono lo sono a metà perché hanno cose carine no. Ma poi diventano un po' ripetitivi. Io ho visto il video e ho fatto no, devo farlo. Anche perché io adoravo Slitherio. Cioè, anche io. Da una parte lo odi perché esatto, vuoi spaccare sì, tutto. Ma è normale, un po' li odi e un po' li ami. Esatto. Ok, molto bene. È molto più piccola la mappa, quindi in un certo senso è più difficile. Perché ci sono spazi molto più corti. Ok, l'unica cosa è che continuo, ti giuro, a provare in tutti i modi. Vedi che non cambia mai la velocità. Sì. Oh no, questo? Che bellini, sì. Aspetta. Ma che... no! Io voglio... bellissimi, l'unicorno fantastico. Ci ma sono anche quelli epici. Anche... no, vabbè. Tipo questo un po' meno, questo è bellissimo. Sì, lo Yeti ci sta di brutto. Abbiamo delle missioni? No, non guardiamo nessuna pubblicità. Guardate, neanche per... aspetta. Ok, no, a livello giusto, tutto a posto. Quindi, fium! Swipe, all. Probabilmente non abbiamo mangiato abbastanza abbastanza frutta. Say something, I'm giving up on you. Zero! L'hai visto che si era illuminato no, per un attimo? No, perché c'era la tua mano gigante. Guarda, forse ho capito. Secondo me non hai capito nulla. No, no, ho capito. Dicevo, non è che magari devi caricare il... Sion! Non c'è bisogno di urlare. Il fulmine, Steph. Magari lo devi caricare. Come? Prima di finire il video ho bisogno di sapere la cosa del fulmine. Cioè, non ne abbiamo bisogno perché la gestiamo. Però... però c'è il fulmine lì. Non è che devi shoppare il potere del fulmine. Ma io che ne so, scusa. Allora, questo round, tranquillo. Sì. Mappa molto grande, quando la mappa è molto grande. Figo, l'hai visto? L'hai visto, vero? A metà, sta sempre... lo so, ma... Ragazzi, dovete capire che sta a fare le mani giganti. Cioè, e quindi lui le mette davanti allo schermo. Io quindi vedo le cose dove a metà. Dove le devo mettere? Poi quando riguardo il video almeno mi rivedo tutte le cose. Però dico, ok, sì, a metà l'ho visto. No, quindi come dovrei fare a farti vedere no, tutto? No, hai ragionissima, okay. Steph. Però ovviamente io non riesco a vedere bene. Che praticamente ti devo dire? C'era una banana dentro una sfera. Ok, okay, l'ho mangiata e sono comparse tante banane. Ok, ottimo, pensavo avessi... Guarda, la vedi? Sì, eccola, ecco. Ora l'ho vista. Se tu la mangi, guarda, compaiono tante banane e vinci.
ottimo. Ottimo. Carino. Molto carino. Allora, vediamo il fulmine. Vedi che è questo? Ma sono i booster. Ma scusami, all'isola delle banane ci siamo già stati. L'hai appena fatta, ci E allora perché non ho sbloccato? Non perché ho abbastanza ancora, banane? Esatto. Oh, ma è questa cosa? Ma anche prima l'hai rifatta un sacco di volte quest'isola per poi arrivare a questa, questa e questa. Non mi ricordo. Ho le visioni, non lo so. Ho il dubbio. Riandiamo. Banana, ci vediamo alla prossima. Che buona la banana. La puoi prendere? No. Lo vuoi il coccodrillo? Vuole il coccodrillo. Lo sapevo che voleva. Ci tengo a dire che è morto due volte. Nel livello sta mentendo. Ciliegie. È morto due volte. Sai quanto costano le ciliegie? Ho perso contro i bot. Sai quanto costano le ciliegie? Tanto. È vero. Però sono molto buone. Però cioè ne vale la pena spendere quei soldi secondo me. Beh, può essere. No, ne vale la pena. Io non so quanto costano le ciliegie. Neanch'io. Cioè tutti mi dicono costano tanto. So che costano tanto le ciliegie. Quanto costano le ciliegie? Non ne ho idea. Ma fate sapere quanto costano le ciliegie. Guarda. Questo da monetine invece, ancora meglio. Allora, questo round e ti piace l'altro giochino. Ok. Tu bene. Non sai che cos'è, vero? No, non lo so, come faccio a sapere? L'hai scaricato tu? È incredibile quello, eh? Quello è un giochino importante. Ci sono gatti? No. Lo sai che di solito questi giochini sono molto semplici, ok? Questo è un giochino dove non dico che è difficile, ci sei però due volte. Da un momento all'altro potrebbe... Figo! Potrebbe succedere che schiatti. Sì, se ti distrai. Se no, ti distrai no, è carino. Non è esageratamente semplice, quindi ci sta. Esatto, brava. Ed è molto rilassante, mi piace un sacco. Molto rilassante. Sì, sì. Questo... Cioè, Slittery è un po' più nevrotico, capito? Sì, beh, ma un perché... un po' più agguerriti. Qua invece sei un po' più chill. Lì sei Vedete? Vedete? Che un bidone muore con tuoi bot. Prossimo gioco, non me ne frega nulla, non lo rifaccio. Le ciliegie costano troppo. Ta-da! Cosa devo fare? No, sei la presente? Fattoria! No, non lo conosco. No, non conosci questo gioco? No. Allora, praticamente è il classico gioco di Tapin. È tipo Co-Master, se ricordo bene, una roba del genere. Tu praticamente devi fare la farm di mucche. No, bellino! Ok? E guarda, praticamente tu fai evolvere le mucche e inizi a creare questo gioco. Esiste anche con i gatti. Perché non l'hai scaricato con i gatti? Perché questo è l'originale, te lo volevo far conoscere nell'originale. Cioè, da quello carino. Che è l'originale. Vedi, adesso noi abbiamo upgradato e praticamente arrivano delle nuove mucche in minor tempo. Ok. Credo che sia come quella mappa che abbiamo registrato del ninja. Cioè, adesso noi prendiamo due mucche normali, facciamo tutti evolvere bot, le due ovviamente. Mucche normali, uniamo le due mucche. Sì. Hai visto? Sì, è come quella. Cioè, ecco il concetto. Da dove l'hanno creato. Il concetto base è quello. E poi abbiamo la scoperto la mutant. La mucca mutante. Ma è troppo carino. Lo so. È di quei giochi che ci passi due ore e neanche ti sei reso conto di averci passato due ore. È proprio e poi quello. Dici, mannaggia, ho buttato tutto sto tempo a fare evolvere mucche. Però va benissimo. 640, 740 perché così producono ancora di più. Iniziamo ad unire un sacco di mucche. Facciamo la super evoluzione e... Ma è un toro alieno. Hyperco. Incredible, bellissima. E tu praticamente, Kaito, devi collezionare tutti i tipi di mucche che esistono possibili e immaginabili. Ovviamente se premi quelle più fighe valgono ancora più soldi e quindi guadagni ancora di più. Tu continui a combinarne. Ah, però quella è già speciale, mannaggia loro. Quanta cacca fanno? Lo sapete che le mucche inquinano tantissimo nel mondo? E lo fanno proprio con le scorregge. Cioè sono potentissime. Sì. Loro fanno le puzzette e inquinano. Cioè, poverine. E mica è colpa loro. Però è colpa nostra che volevamo mangiare tante mucche. Quindi esatto. Basterebbe mangiare meno mucche. Ok, abbiamo 1000. Li possiamo reinvestire? Sì, facciamo così in modo tale che guadagniamo di più. Combiniamo questa con questa. Abbiamo bisogno. Hai visto che c'era la cacca diamante che valeva 100? No, non l'ho vista. Te la sei persa. Sì, avevi il dito sopra. Ok, combiniamo. Mammut, no, bellissimo. Mammut a mammut. Abbiamo sbloccato anche qualcosa di diverso. Che poi ricorda anche, come si chiamava il gioco? Oh no, quella roba potrebbe aver bloccato la rec. Aspetta. Switch e spin, ah no, dobbiamo per forza guardare i video di YouTube. Dobbiamo stare attenti perché quella roba so che buggano le registrazioni. Vedi che è scomparso il simboletto della rec. Ok, sium, perfetto. Io adoro comunque questi giochi. Devo spammare su questa perché fa guadagnare tantissimi soldi e dobbiamo fare un sacco di business. Allora, teoricamente avremo bisogno di upgradare che ci dà una nuova mucca ogni meno tempo. Sì. Avremo bisogno di questo effetto. Ma questo, allora, 980, dai, compriamolo un'altra volta. Stavo pensando, questo get bonus, probabilmente dobbiamo guardare un video, non voglio guardare un video. Allora, combiniamo queste. E combinatevi, ecco è capitata quella mucca bellissima. Combinatevi, perfetto, in questo modo. Voi due vi iniziate a combinare. Ci stiamo piano piano avvicinando esatto. alla mucca mutante di cui abbiamo bisogno. Però
più andiamo avanti, più diventa difficile. È bellissima questa cosa. È bellissimo. Sono incredibile. Sai cosa mi ricorda graficamente? Quello che ti stavo per dire prima. Come si chiama? Ci abbiamo fatto anche i video. Brava. Aspetta, lo cerco. Sì. Battle Cats. Battle Cats. No, non è Battle Cats. Non è Battle Cats. Aspetta, lo cerco. È Battle Cats. Non è Battle Cats? Secondo me sì che lo è. Devo scomprimere mentre The Battle Cats. Ok, perfetto, sì. E infatti ricorda quello graficamente, ma anche il fatto che poi ci sono gli animali un po' strani. Sì. Perché anche lì è lo stesso concetto, anche quello è bellissimo. Stupendo. Allora, vedi che in alto ho una barra che sto per completare? Sì. Credo che se noi la completiamo succedono cose belle. Potrebbe. Potrebbero succedere. Mi fa male il dito, non ne posso più di più. A me la pancia. Mi sta però mi Feel the evolution crate bar to receive an evolution crate. Ok. Vedi che ce lo stai dicendo. Quindi facciamo in questo modo. Te l'avevo detto che ti sarebbe piaciuto oggi. Questo è bellissimo. Pam, pim, pum. Pum master. Aspetta il momento è la importante. Fine, vado. Vai. No! La buca giraffa. No, l'alpaca. Io l'ho visto il collo lungo, ho detto una giraffa, invece è l'alpaca. Ma io sto malissimo. Ma che roba. Bellissimo. Co-evolution. Co-evolution, forse. Mi consiglia, sì. Quindi non è co-master. No, è co-evolution. Ok. E è anche votato strabene, infatti. Ma perché è stupendo, ecco. Però... Ecco, esatto. Ragazzi. Esatto. È solo che ti volevo far vedere l'originale oggi. Però nel caso, la prossima volta facciamo Cat Evolution. Sì. Ma tutti e due. Allora. Ma c'è di un sacco di animali, perché comunque c'è tipo delle lontre, delle volpi unicorno, perché c'è una volpe con un unicorno, raga. No, cos'è successo? Praticamente avevamo un evolution, poteva capitarci di tutto, c'è stata malissimo. Sì, esatto. Te l'ho detto, c'è capitata la scammata, unito, capitata e scammata. Cash delivery, bam. Ok, così produciamo mucche più spesso, perfetto. Ok, e noi praticamente continuiamo a premere su di lei, che è quella ovviamente più potente e più grande. Nel mentre continuiamo ad evolvere le altre. Ok, quando fa la cacca di diamante guadagniamo un sacco di soldi. E praticamente arriviamo sempre ad evolvere le mucche sempre di più e diventano sempre più incredibili. Perfetto, allora ci fermiamo perché mi fa già male la mano. Sto già per impazzire. Molto carino. Molto carino, vero? Entrambi i giochi. Entrambi, promossi entrambi. Sì, ok, sì, le ha promossi. Noi adesso attenderemo. Guarda, premo in diretta. Avvio non riuscito di Fortnite. Attenderemo. Ha finito di scaricare ma non si avvia, quindi dovremo attendere in questo momento. E quindi rimarremo fermi così con le mani incrociate ad aspettare che parta la season di Fortnite. Ovviamente conoscerà questo video, la season Fortnite è già iniziata. Però certo, avete condiviso con noi l'attesa della season. Comunque, ci fermiamo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.